Noi stiamo seguendo l'iter autorizzativo e anche qui la cosa è, come di, paradossale. Cioè, noi, ripeto, l'avevo detto all'inizio, è un progetto che ha trovato l'approvazione in conferenza di servizio, che c'era pure il Comune di Civitavecchia, e non si può dire, ma non ero io a questo governare, perché io come organizzazione sindacale mi assumo responsabilità anche le gente che ha lavorato. Dirigente sindacale prima di me, cioè se come istituzione fai delle scelte, non è che chi subentra dopo dice ah, ma non c'ero io a farle, per cui chi se ne frega e lavoro su un altro tipo di ragionamento. Quindi conferenza dei servizi che ha detto che andava bene, Regione Lazio che è intervenuta e ha detto che quel progetto va bene, i ministeri interessati che hanno detto che quel progetto va bene, poi all'improvviso, come ricordava il professore, ricorsi al TAR dove, rigettati perché insignificanti, ricorsi al Consiglio di Stato dove, il rigetto ha pure impedito la possibilità di fare ricorso in Europa. Quindi rispetto a questo c'è una situazione. Adesso non si capisce perché, rispetto a ogni questione c'è il cavillo che impedisce l'inizio dei lavori e la possibilità di, come dire, Vi crea questa aspettate struttura. quindi, Piaggioli, vi aspettate una risposta positiva in breve tempo, quindi con appunto la possibilità di iniziare l'attività a breve? Onestamente, io mi auguro e auguro ai lavoratori, soprattutto e pure alla città, perché poi io ho due cose su questo vorrei dirlo, mi auguro una risposta positiva in breve tempo. Purtroppo, per come funziona la politica oggi, c'è stata quella raccolta di firme che tutti conosciamo e che ha fatto sì che, tutte le forze politiche sono diventati i paladini dell'ambiente a Civitavecchia, e quindi questo mostro non va costruito. Quindi, secondo me, noi siamo di fronte a Pilato che ci ha indicato De Sceglie e hanno già scelto Barabba. Io mi auguro che i nostri lavoratori non facciano la fine di Cristo. C'è tanta ignoranza in giro, tanta disinformazione, e la cosa che fa più rabbia, e veramente, mi devo contenere perché sennò rischio che i bip che dovreste mettere sono una cosa pazzesca, è che io mi trovo a confrontare con dei bugiardi. Io vorrei un confronto sereno, ma sulle cose vere.